non era nelle mie intenzioni, e io sono siciliano quindi non posso sicuramente parlarvi, e meno male che avete tradotto le cose che avete bellissime che ho ascoltato, però noi ci siamo occupati del dialetto per casi così fortuiti, no? Abbiamo una piccola associazione che si occupa di storia locale, la mia passione è la storia, per cui insomma ci siamo in montagna. Alcuni nostri soci ci hanno proposto anni fa di fare questa ricerca sul dialetto bergatese, delle zone di Crimineto, Femminzana, Gallo Montano, la media come montagna, e hanno fatto un lavoro veramente straordinario perché sono riusciti a, parlavate prima di persone che oggi avrebbero 130 anni, insomma abbiamo fatto un po' quello che avete fatto voi, quindi sono riusciti negli ultimi 10 anni a farsi raccontare la persona anziana con le fiamme, e quindi le abbiamo registrate, insomma il lavoro classico che si fa in questi casi. La difficoltà poi è stata quella della trascrizione, e siamo stati aiutati anche da questi cultori di dialetto che abbiamo a Bologna per fortuna, e insomma è venuto fuori poi grazie anche al contributo dell'istituto, secondo me è un bellissimo lavoro. Ne abbiamo pubblicate 11, in realtà ne abbiamo anche delle altre, chissà che non faremo una seconda puntata. E il libro è molto originale perché c'è il testo scritto in dialetto, in italiano, ci sono i disegni di artisti, una decina di artisti amici nostri che hanno collaborato con le illustrazioni. E poi ci sono anche le registrazioni audio, ma abbiamo fatto anche qualcosa in più. Abbiamo provato a trasportare i disegni grazie alla tecnologia di oggi che cancella i dialetti, però ci dà poi anche delle opportunità in più. Siamo riusciti ad animarli, quindi abbiamo dei cartoni animati, e quindi il libro ha anche allegato DVD, insomma se uno vuole fare un'operazione anche a scopo didattico, nei confronti dei bambini, aiutando magari i genitori, che anche, insomma abbiamo più strumenti. Poi, poiché io mi occupo, faccio le riviste teatrali, insomma anche di un gruppo di teatro, ad un certo punto per promuovere il libro ci siamo inventati la cosa di mettere in scena alcune fiamme. Alcune fiamme, il risultato è stato straordinario, abbiamo fatto più di 20 repliche nel nostro territorio. Domattina siamo a Funo, nel territorio di Funo, perché ci richiedono ancora delle robe così. E questa cosa funziona molto. Abbiamo fatto molti interventi nelle scuole e anche nelle case di riposo, parlando dei momenti di gioia delle persone anziane che magari vivono una condizione un po' così alla fine di una storia. E ai bambini abbiamo offerto con grande, poi la proposta che facciamo è quella di coinvolgerli nel gioco, quindi, e sta funzionando. Adesso domattina vediamo cosa succede a Funo, e direi che insomma è un bellissimo progetto, e ringraziamo ancora per averlo in qualche modo